Radio BCS, siamo sempre dentro la notizia. Se non la leggiamo, andiamo direttamente a chi la notizia la fa, chi ne è protagonista. Alla fonte, come alla si fonte, dice. Alla fonte, esatto, del caso del dottor Riccardo Secarello, che rappresenta Veritas in questo momento. Dottor Secarello, buongiorno, grazie per essere stato con noi, buonasera, per essere con noi in questo momento. Grazie a voi. Allora, si parla di prenotazioni, si parla di prenotare appunto i servigi di Veritas, e lo si fa con un numero verde. Sì, stiamo parlando di prenotazioni del servizio di Ecocentro. Abbiamo riaperto gli ecocentri da ieri, e per evitare assembramenti e per evitare che le misure che sono state previste per appunto evitare la circolazione di questo maledetto virus possano essere in qualche modo disattese, abbiamo istituito l'obbligo della prenotazione, per cui tutti i cittadini che avessero rifiuti, materiali ingombranti, sfalci d'erba, insomma, sappiamo bene che in questi giorni di chiusura forzata in casa molte persone ne hanno approfittato per svuotare soffitte, magazzini, per ripulire giardini. Tutte le persone che avessero cose, materiali, ingombranti, rifiuti da portare in ecocentri non devono far altro che telefonare al numero 800 166 629, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17, e prenotare un deposito nell'ecocentro del loro comune o nell'ecocentro di riferimento. Non saranno accolte, leggevo, persone senza appuntamento, e non solo, ma se non si dovessero rispettare le disposizioni, gli ecocentri saranno di nuovo chiusi, quindi mi raccomando, prendete assolutamente appuntamento. Certo, i nostri operatori hanno ricevuto precise disposizioni di non far entrare nessuno che non abbia l'appuntamento, e se dovessimo vedere che in ogni caso gli assembramenti di persone fossero troppo, come dire, pericolosi, le persone non rispettassero la prescrizione di avere mascherine e guanti, oppure se si continuassero a presentare anche persone senza appuntamento, devo dire che non ci penseremo due volte e chiuderemo di nuovo gli ecocentri. Dottor Secarello, noi confidiamo nel buon senso di tutti quanti. Certo. Dottor Secarello, le faccio una domanda che riguarda un po' il futuro, visto che guardando e leggendo i giornali abbiamo capito che non sarà tutto mai più come prima. A me non dispiaceva come era prima, tutta franchezza. Ma anche per voi, cioè per Veritas, lei ha previsto che quando torneremo alla normalità, mettiamo le virgolette, sarà tutto normale come prima, o cambieranno delle cose? No, cambieranno sicuramente delle cose. Dovremmo ripensare, così come dovremmo ripensare alla nostra vita, dovremmo ripensare anche ad alcuni aspetti dei nostri servizi, che vuol dire dovremmo ripensare l'accesso agli sportelli, dovremmo ripensare l'accesso agli ecocentri, perché insomma queste misure che stiamo in qualche modo sperimentando, anche se obbligati adesso, può essere che vadano, che possano continuare anche più avanti. Bene. Io direi che hai qualche domanda ancora? No, è stato assolutamente esaustivo come al solito il dottor Riccardo Secarello, quindi lo salutiamo, e magari se ci saranno novità ci possiamo risentire più avanti. Sono a vostra disposizione. Grazie mille. Buona serata, buon lavoro, grazie. Salve. Arrivederci.